Ciao, sono Valentina Parisi e sono una naturopata e oggi ti voglio parlare di un consiglio importantissimo, che è quello che serve per il benessere del proprio corpo attraverso piccoli accorgimenti. Tra questi, uno più famoso riguarda l'acqua. Si dice che bere acqua al mattino a stomaco vuoto sia un vero toccasana per tutto l'organismo, ma cercheremo ora di chiarire meglio se si tratta solo di una leggenda oppure no. Perché bere acqua al mattino? Il consiglio di consumare un bicchiere d'acqua a digiuno prima dell'inizio della propria giornata ha radici lontanissime, credo che sia il rimedio più antico. Rientra infatti tra tutti quegli insegnamenti che le persone più anziane tramandavano di generazione in generazione, proprio per i benefici che dà al nostro corpo bere acqua al mattino. Vuol dire bere a stomaco vuoto dopo tante ore di sonno. E cosa succede? Giova a tutta la bellezza esteriore, ma soprattutto a quella interiore. L'effetto che ha l'acqua consumata al mattino a digiuno può essere riscontrabile sotto vari punti di vista. Il metabolismo ne permette un miglior funzionamento accelerando di circa il 24%. Può aiutare a smaltire il peso in eccesso, quindi a bruciare grassi. L'energia, perché facilita il risveglio dell'organismo, rendendo immediatamente disponibile tutta l'energia che si richiede al corpo. Fa benissimo anche alla circolazione perché il sangue è fatto di acqua, ripristina quindi in tempi rapidissimi la circolazione dopo tante ore di sonno notturno. La depurazione, che è il mio mantra, depurare il corpo perché aiuta ad espellere le tossine che diventano grassi attraverso proprio l'utilizzo di acqua calda con il corallo e ioni di idrogeno. Questo è il mio metodo. Poi migliora la digestione perché nel caso in cui ci si sveglia con una sensazione di pesantezza, la sera abbiamo mangiato tanto, fanno male le braccia e le mani, si sente proprio questo fastidio, vedrete che in brevissimo tempo tutto rientra nella normalità. Poi spesso si hanno anche dei malestri la mattina come mal di stomaco, l'emicrania, anche questo qui in tempi brevissimi, appena bevete acqua calda vedrete che sentirete subito un grande sollievo. E inoltre migliora la stitichezza, la cistite, i problemi di stomaco. L'acqua calda rimane comunque una coccola che fai per te. Anche in estate l'acqua calda è fondamentale. Mai bere acqua di ghiacciata di frigorifero perché non fa bene. Io con questo vado ad alcalinizzare, a donare tantissimi minerali organici, quindi tutti assimilabili, e con l'H-500 invece aggiungo ioni di idrogeno, un potentissimo antiossidante. Quindi volete dimagrire, volete depurarvi, la prima cosa da fare è bere un bicchiere di acqua calda, mezzo litro di acqua.